Sono in molti ad affermare e a credere che l'universo comunica con noi, a volte in modi a dir poco misteriosi, e spesso si sente parlare di tecniche che possono aiutarci a chiedere ciò che desideriamo direttamente all'universo, ad esempio attraverso la meditazione o la legge di attrazione. Con queste pratiche possiamo in qualche modo allinearci con l'universo e trarne dei riscontri. D'altro canto, però, non è così semplice entrare nel concetto di manifestare ciò che vogliamo. E nella maggior parte dei casi, le difficoltà che incontriamo sono per lo più dovute ai preconcetti che abbiamo nei confronti del destino e della visione fatalista che la società odierna ci porta ad adottare. In poche parole, fino a quando penseremo che la nostra vita e quella di chi è intorno a noi siano in mano alla fortuna o alla sfortuna, continueremo ad essere in disequilibrio con tutto ciò che ci circonda e non presteremo la giusta attenzione ai segnali dell'universo. Questi segnali sono a nostra disposizione ogni giorno ed in questo video scopriremo l'importanza di questi segnali e capiremo come riconoscerli al meglio, interpretarli ed apprezzarli. Ma senza esitare oltre, ringrazio Mirko Coscia per avermi richiesto questo video e scopriamo insieme come capire ed interpretare i messaggi che l'universo ci invia. Come ci si allinea con l'universo e quali sono i segnali che ci invia. Ebbene, per allinearsi e tornare in equilibrio con l'universo, bisogna prima di tutto entrare in risonanza con esso. È un lavoro interiore che richiede del tempo e ognuno di noi ha un ritmo differente. Ed è proprio per questo motivo che in questo passaggio è importante mettere da parte sia le aspettative che la fretta. Qui di seguito elencherò alcuni metodi per aumentare la nostra ricettività ai segnali che ci invia l'universo. Il primo, ritrova il contatto con la natura, un ottimo modo per iniziare a ricostruire questa risonanza con l'universo. È senza dubbio il contatto con la natura, perdersi in spazi incontaminati attraverso delle passeggiate. Ma senza musica o dispositivi vari che possono distrarci, queste passeggiate sono un vero balsamo per la nostra anima ed aiutano anche a ridimensionare le problematiche della nostra vita. La seconda tecnica è tenere un diario. Tenere un diario può essere d'aiuto per trovare la giusta connessione con l'universo e l'ideale sarebbe usare carta e penna. Infatti, sedersi e dedicare del tempo per scrivere ciò che desideriamo, o mettere nero su bianco le nostre paure, o fare un elenco di ciò per cui siamo grati nella nostra giornata o nella nostra vita, ci mette subito in connessione con il nostro io interiore, la nostra parte primordiale, che a sua volta è in risonanza con l'universo. La terza tecnica è quella del passare del tempo in solitudine. Infatti, questo è un ottimo esercizio per la ricettività. Molti di noi fanno veramente fatica a passare del tempo da soli in silenzio, perché proprio in quel momento in cui tutto tace, la nostra vocina interiore si fa sentire e non sempre ci dice cose piacevoli. Quindi, di solito si preferisce zittirla con la TV o la musica, o in altri casi evitando proprio di stare da soli. Pensaci un attimo, quando è stata l'ultima volta che sei rimasto solo in silenzio senza fare nulla? Se non te lo ricordi, è arrivato il momento di creare le circostanze per rimanere solo con te stesso, in silenzio, senza fare nulla. Una buona soluzione
e senza alcun dubbio meditare. Basta soltanto sedersi in una posizione comoda, con la schiena dritta, concentrandosi sul respiro, e ogni qualvolta che un pensiero distrae la tua attenzione, non devi far altro che ritornare a concentrarti sul tuo respiro. Bastano davvero pochi minuti al giorno, circa una decina, per sentire la connessione che c'è tra te e l'universo. Ma a parte queste tecniche, come prendere consapevolezza dei segnali che ci invia? Come accennavo all'inizio di questo video, l'universo comunica con noi in modi misteriosi e la parte più difficile è proprio quella di decifrare questi segnali. Infatti, i segnali dell'universo possono sembrarci a volte devianti o addirittura contraddittori. Ad esempio, dover attraversare un periodo economicamente difficile prima di capire la vera lezione che darà la decisiva svolta economica che desideriamo. Oppure una dolorosa rottura di un rapporto prima di rompere gli schemi e incontrare la persona giusta. Un altro esempio può essere quello di subire un licenziamento inaspettato prima di renderci conto che il lavoro dei nostri sogni era proprio dietro l'angolo. A volte i problemi delle nostre vite, i pensieri e le situazioni assomigliano ad un cielo pieno di nuvole, grigio e confuso. Ma basta prestare un po' più di attenzione e consapevolezza per iniziare a fare luce e ordine. Ecco dunque alcuni segnali che ci invia l'universo e che non possiamo ignorare. Il primo è la pura gioia. La gioia è come un GPS universale. Se noi imparassimo come utilizzarla, le decisioni che prenderemmo nella nostra vita, le persone che frequenteremmo e i lavori che sceglieremmo, sarebbero tutti proiettati in funzione di essa. Ora vorrei che tu pensassi all'ultima volta che tu hai provato la sensazione di pura gioia. Forse non te lo ricordi, o forse risale a fin troppo tempo fa. Ebbene, non sei l'unico. In una società costruita su doveri e responsabilità, ci dimentichiamo quanto sia fondamentale tornare su noi stessi e sulle nostre necessità. Quindi, prova a creare attimi di pura gioia ogni giorno ed usarli come un GPS nella tua vita e preparati per il miracolo. Un altro importante segnale è la sincronicità. Questo termine è stato coniato da Carl Gustav Jung, padre della psicologia analitica, che poi sarebbe un connubio tra psicologia dell'inconscio e spiritualità. Comunque, con il termine sincronicità rappresentiamo quelli che molti di noi chiamano coincidenze, ma come ampiamente dimostrato dagli studi di Jung e dei suoi successori, con la differenza che le sincronicità hanno un filo conduttore tra il desiderio inconscio dell'essere umano e la manifestazione nel mondo fisico di ciò che è stato desiderato. A tutti noi è capitato almeno una volta nella vita di parlare di una determinata persona o semplicemente pensarla e poi incontrarla per caso poco dopo. Questo è un esempio perfetto di sincronicità. Tutti noi viviamo circondati costantemente da queste sincronicità, ma ci accorgiamo soltanto di alcune di esse, perché il nostro cervello subconscio esegue per noi una selezione naturale di ciò che secondo noi è rilevante o meno. È importante dunque avere ben chiaro ciò che si desidera, facendo luce e ordine tra i nostri innumerevoli pensieri e restando così in risonanza con ciò che ci circonda, in modo da manifestare e riconoscere le sincronicità rilevanti per migliorare la nostra vita.
Un altro segnale sono le malattie, gli incidenti e i contrattempi. I segnali che ci invia l'universo, infatti, non servono soltanto a farci cogliere opportunità e situazioni positive nella nostra vita, ma anche per avvisarci e metterci in stato di allerta quando qualcosa ci sta danneggiando. Il nostro corpo è l'anello fisico che unisce la nostra anima al mondo terreno. E proprio per questo è un'ottima mappa per capire cosa non sta funzionando nella nostra vita. La metamedicina, che non deve essere sostituita alla medicina tradizionale, ci indica che la malattia è la manifestazione di un conflitto interiore e mette in luce problemi che non vogliamo vedere o di cui non siamo consapevoli. Qualsiasi forma di stallo nella nostra vita, da un contrattempo a un incidente, è da considerarsi come un campanello d'allarme ed uno spunto di riflessione su ciò che non è in armonia e dovrebbe essere visto come un'opportunità per sanare quel determinato problema dopo averlo compreso. Ma quindi, nel concreto, cosa posso fare dopo aver guardato questo video? Come posso tornare ad essere allineato con l'universo e accoglierne i segnali? Ebbene, ricorda, maggiore è l'attenzione che concediamo alle coincidenze, maggiore è la frequenza con cui ci appaiono e quindi maggiore sarà la nostra capacità di leggere i messaggi che ci trasmettono sulla direzione da dare al nostro viaggio terreno. Deepak Chopra. E questo video termina qui, ma ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale ti basta lasciare un like o iscriverti nel caso non fossi iscritto. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata e potrai continuare a cercare storie e fatti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video e nella prossima storia.